L'ultimo appuntamento della mattinata. Mentre preparavamo questo festival, che ha una storia di preparazione infinita, l'abbiamo dovuto rimandare un certo numero di volte, insomma è stata un'avventura abbastanza complicata, un giorno mi scrive questa donna qui, Roberta, non contestualizzato necessariamente nel festival, mi dice: ma sai, noi stiamo facendo un lavoro di sensibilizzazione qui nel mondo europeo per cercare di attirare l'attenzione su una serie di problemi che invece accadono, diciamo, dall'altra parte del pianeta, e l'abbiamo trovata subito una cosa molto molto interessante, per cui abbiamo invitato loro oggi qui per far diventare un po' più vere le storie che abbiamo sentito nei giorni precedenti. Vi ricordate, ieri abbiamo parlato di sfruttamento disastroso delle foreste primarie, di emarginazione dei popoli nativi, di problemi di questo tipo che si stanno verificando non solo in Sud America, ma in varie aree del mondo in modo sempre più drammatico, e del fatto che ancora oggi, con tutto quello che sappiamo, insomma, non stiamo cercando di prendere una strada nuova, anzi, tra le altre cose, oggi loro ci hanno portato anche un accorato appello che viene proprio dal Sud America, dal Brasile, perché ancora una volta stanno succedendo quelle cose che, in un certo senso, non solo non dovrebbero succedere più, ma dovrebbe essere proprio palese ed elementare che la direzione giusta è assolutamente quella opposta. Per cui lascio a Roberta e al nostro amico Atuka, che ovviamente, come vedete, rappresenta queste popolazioni, lo spazio, perché vorrei che ci raccontassero un po' di cose, con la speranza anche che noi si possa cogliere nel loro modo di affrontare questa famosa relazione tra umani e natura qualche vera ispirazione per riformare anche i nostri sistemi istituzionali e legislativi. A voi il palco, vi ascoltiamo con estremo interesse e grazie di essere venuti a darci una mano. Due parole velocissime per presentarvi Atuka. Atuka è un indio guarani, che è una delle realtà, diciamo così, più numerose, ma rimanendo sempre in un contesto di minoranze. Stiamo parlando del Brasile. Lui è nato sulle cascate di Iguaçu, quindi siamo a confine tra Argentina, Brasile e Paraguay. È stato allontanato dalle sue terre, è stato proprio cacciato quando era molto piccolo, ha continuato a vivere, è stato adottato in Argentina e ha avuto la cancellazione della sua identità. Lui, qui noi lo chiamiamo Atuka Guarani, ma di fatto lui si chiama Jorge Ricardo Legui, perché ha subito l'occidentalizzazione del nome e ha iniziato quindi di conseguenza anche un percorso culturale occidentale, ma ha continuamente cercato e combattuto per recuperare le sue origini indigene, andando in selva, facendo le sue ricerche. Lui è stato presente ai lavori del Summit della Terra del 1992, il primo grande summit. È stato invitato dai leader indigeni che erano presenti a quell'epoca, a Carioca. La sua firma è nel documento per i diritti indigeni del Brasile del 92, e ha portato avanti diverse battaglie personali, per cui, diciamo così, è una figura un po' scomoda in Brasile. E soprattutto è stato anche testimone, è stato per l'UNESCO per i diritti indigeni, e oggi porta avanti appunto questo lavoro di sensibilizzazione soprattutto nelle scuole e nelle università. È venuto oggi qui
anche perché la particolarità di Atucà è che non è che ci porta dei numeri, non ci porta delle medie, non ci porta dei dati, ma ci porta quello che lui ha vissuto personalmente quando è stato in selva e quando è entrato in contatto con un mondo che noi qui assolutamente non ci immaginiamo. E infatti un racconto che gli chiederò è di raccontarci appunto la deforestazione, perché qui noi vediamo delle cose, vediamo le ruspe, vediamo una serie di immagini, ma in realtà loro che abitano dentro la selva vedono tutt'altra cosa. Iniziamo con un appello che Atucà ha ricevuto da Marco Terena, che è un altro leader molto importante che c'è in Brasile e che in questo momento come dire, stanno sostenendo, lui e tutte le comunità brasiliane, una lotta, l'ennesima lotta, molto particolare. Quindi io direi di andare con questo appello e molto caro, che Marco Terena ci tiene proprio, insomma, no, che sia visto qui in Occidente. E poi passerei, Alberto Terena, passerei la parola ad Atucà. Prego. Nós estamos aqui no acampamento para acompanhar o julgamento do marco temporal. E temos muitos povos aqui representados e neste momento a coordenação da PIB está aí repassando as informações de que lá em frente do Supremo não vai ter o telão. Então as pessoas decidiram de que um pouco vai ficar aqui assistindo pelo telão e outro pouco vai também lá para frente do Supremo para estar mais próximo também ali do julgamento. Então, este momento está acontecendo tudo isso, sabemos que é um momento decisivo para o nosso povo e também sabemos que a questão do marco temporal, ele é inconstitucional. O que o Estado brasileiro precisa fazer é demarcar as nossas terras. É isso que a Constituição diz. Então nós estamos acompanhando aqui, os coordenadores da PIB estão acompanhando juntamente com todos os povos. É isso. Ok, Atucà. Dopo poi vi contestualizzeremo questo messaggio, però la situazione è molto grave. Atucà, una deforestazione. Sì, no, non toccarlo, sì, ci pensano loro. In definitiva, quello che ha detto mio fratello Terena, scusate. Nuestros territorios nuevamente están en pericolo. No existe nuevamente quello que no existió mai, ma delle promesse. Sembrerebbero che a volte noi ci crediamo con tanta speranza, ma la speranza non è sufficiente a volte in una società nella quale è interesse. Sono la moneta più importante al momento. I nostri territori stanno per essere tolto nuovamente ancora di più. Fra 90 giorni, settembre, la legge e tanti dei miei fratelli dovranno non andare via. No, non si sbagliano. Saranno cacciati, come in quel periodo
del 1500, del 1400. Niente ha cambiato. Cambia la forma. Ma l'uomo che arriva là con quelle intenzioni, arriva con la stessa intenzione di quel periodo. El schiacciare una cultura. E cosa siamo noi? Ecco, questi indigeni di me, questi indigeni, cosa hanno questi indigeni? Noi abbiamo la conoscenza delle piante che tutti i biologi del mondo vorrebbero così, per favore, capire ancora di più. E l'abbiamo dato tanta conoscenza a tante multinazionali farmacista del tutto il pianeta. Abbiamo dato conoscenza di erbe, di semi che proprio guariscono. Quello che non capisco, come mai che veramente non è utilizzato qui quella vera essenza pura del valore che hanno quelle piante. Bene, alguna domanda? La deforestazione, Atuca, perché appunto noi qui abbiamo i caterpillar, abbiamo queste cose qua, ma voi dentro, che cosa vi succede? Deforestazione. Per chi ascolta, perché qualche volta nella televisione, ah, la deforestazione, dobbiamo essere attenti, ragazzi, per favore, mantenere tutta la foresta, prendersi cura. E ok, per favore, porta la modella. E viene una modello tutta con un tatuaggio così, parlano del calcio, tutto. Quindi la deforestazione, che è una cosa tanto importante, passò a essere niente vicino a quel giocatore di calcio del momento o la modello che si è fatto il tatuaggio qui o qui o l'ultimo tatuaggio. Tutto quanto. La deforestazione, ma cosa tan importante come quella non può rimanere così a fianco o dimenticato. La deforestazione inizia per noi con arco e freccia. Così. Qualcosa diverso, algún consumo de alguna sustancia que lo fanno ancora sembrare più cattivo, perché non riusciamo noi a capire perché quella cattiveria con noi. Estamos en el mezzo de la selva, con le nostre bambini, la nostra famiglia, i nostri genitori, i nostri nonni, perché noi, signori, noi abbiamo famiglia, amamos tutto quello che abbiamo. Amamos i nostri figli, i nostri genitori, i nostri nonni. Amamos tutto quello. Anche io, Atuca, ti amo, quindi non andare oltre questa linea, per piacere. Ah, ok, scusami. Quindi siamo qui con arco e frecce. I mercenari stanno con fucili appuntando a noi. Certamente che non possiamo fare niente con arco e freccia. Ma in quel momento la freccia può stare avvelenata, ma non perché vogliamo essere cattivi con qualcuno, assolutamente no. Perché se la pallottola ti colpisce, la freccia uscirà senza necessità di essere una frecciata giusta, preparata. Basta che ti rosse qui. Certamente che i mercenari lo possono fare di lontano, e come lo hanno fatto tante volte, con fucile, con granada, con dinamite, con lancia fiamma. Ma è possibile tanta cattiveria. Così
De questa forma loro entrano e noi ci turniamo uno all'altro con l'arco. Quando siamo stanchi con il braccio, viene un altro. Però niente, loro stanno ridendo e così passano vicino le nostre bellissime ragazze. Le nostre ragazze bellissime, giovanissime, i capelli fino qui. Sono tutti nudi come noi. Non abbiamo vergogna del nostro corpo. E non ci stiamo a prendere in giro a nessuna persona della nostra famiglia, del nostro gruppo familiare, per stare nudi. È la cosa più naturale per noi. Ma per loro, i mercenari che arrivano, questo è qualcosa di più. Quindi con il fucile, anche con il cano del fucile, fanno il dispetto alle nostre ragazze. E prendono le nostre ragazze tante volte e ce la portano via. Para divertirsi fanno quanto vogliono. E noi facciamo questo, ci lanciamo a terra così. Vogliamo proprio che ci prendano a noi, che ci ammazzino a noi, ma non toccare le nostre famiglie, le nostre donne, le nostre ragazze, i nostri bambini. E questo è l'inizio della deforestazione. Così vanno via dopo di aver fatto algún casino che altro. E 10 giorni dopo si può ascoltare il rumore di elicottero o aereo che stanno facendo lo studio geografico della situazione territoriale, dove c'è alberi più grosso, tutto quanto, e dopo arriveranno quello che mette nell'esplosivo, perché un albero di 4 metri di diametro, 5 metri di diametro, non è sufficiente un bulldozer, deve mettere la dinamita. La esplosione, e non c'è solamente un albero, c'è tantissimo. E così inizia. Esplodono tutto. In un cerco di 200 metri, nord, sud, est, oest, a 200 metri così. Rompono tutto. Quindi la comunità, noi che non abbiamo voluto andare via, rimane là, nel centro di tutta quella grande esplosione. Sembrerebbe niente, no? Esplosione. Ah, sì, esplosione. Ma sono tanti che fanno male ai vecchietti e ai bambini. Le escono anche sangue dell'orecchio. Rompono tutto. Gli alberi caduti così sembrano dei palazzi. Caduto. Alberi di 50 metri, 60 metri, 70 metri, ma grossi, grossi. E che quando cadono lasciano un buco dell'esplosione di 5 metri, 6 metri, pieno di serpenti, pieno di vita, pieno, migliaia di serpenti, che quando tu stai là, vicino a tutto quello, in la comunità che è l'unico posto più pulito, le serpenti a terra sembra che tutto si muove e che tutto ha diventato con vita, pieno di serpenti, migliaia, ragni, tutti i tipi di insetti, e noi dobbiamo combattere quello. Questo è la deforestazione. Siamo là a combattere con lanza, con bastone, cane, gatti, tutto, tutto. Fuoco, per favore, fuoco. Dobbiamo mettere fuoco per coprirci tutto questo, perché è troppo, è troppo, è troppo. Migliaia, migliaia, migliaia. E c'è tante serpenti velenose, ragno velenose, insetti velenosi, ma tantissimi. Quindi dobbiamo rompere le nostre capanne, perché non abbiamo niente preparato, non abbiamo l'accendino, quindi si deve cercare un pezzo di braccia che sì, che la manteniamo 24 su 24, perché ognuno che vuole fare il fuoco e cucinare qualsiasi cosa va a prendere un pezzettino di braccia, così se lo porta al suo angoletto, fa un buco e si fa il suo cibo. Quindi abbiamo preso quello, si prende quello, si mette tutta la paglia delle case così e si inizia il fuoco. E dobbiamo stare attenti, dobbiamo stare vicino anche agli alberi caduti. Quindi dobbiamo avvicinarci qui para che il fuoco non prenda quello là. Così tu te mantieni più o meno, ma non è sufficiente.
non è sufficiente. Anche c'è la pioggia, abbiamo un settore molto umido, la selva umida, ricca in vita. Quindi cae l'acqua, il fuoco non c'è più. Inizia e continua il combatte. In una comunità di 70 abitanti, in quelle scontro rimangono così, senza vita, minimo di 15 a 20 nel combatte dell'uomo contro la natura, tutto l'ecosistema in guerra. Serpiente con jaguaro, jaguaro con churubití, ragni di tutti i tipi, ma migliaia. Non ha come descrivere, non ha come ni come disegnare quello. Così, questa forma, si inizia a combattere e vamo retrocedendo costantemente, fino a che viene nuovamente pioggia e si continua a combattere fino alla fine, si combatte e si combatte e si combatte, hasta che in 3-4 giorni si normalizza e rientrano loro alla selva. Dobbiamo uscire a mangiare, dobbiamo cercare di mangiare, non possiamo andare al fiume, sta tutto caduto, gli alberi, quindi se dobbiamo entrare, se selezionano 8-10 guerrieri, entrano nella selva tutta rotta, distrutta, in quegli alberi caduti, tutto scivoloso, totalmente nudo, pieno di spina, pieno di insetti, pieno di ragno, pieno di serpiente. Se entra con una lancia curta così, per difendersi. Ci difendiamo, se entra e come ha piovuto i buchi, che sono di 5-6 metri di fango, c'è algún guerriero che cade, ma non c'è ni manco tempo di chiedere soccorso, di chiedere aiuto. E questo non è un film. Non è un film dove c'è il uomo bravo del film, lancia una corda, prende all'amico e lo salva con la musica, tan, 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 lo ha salvato. No, qui no. Io qua, te qua, andiamo, eh? Lo sta chiamando, non c'è più. Già si sa, non c'è più. Ha caduto. E l'altro, di 10 o 8 che vanno a prendere un cibo, ritornano, 5. E non è che hanno morto alcuni guerrieri, ma alcuni indigeni hanno morto. No. Possibilmente era un guerriero recién fatto, figlio di una famiglia, anche tre papà che hanno lasciato la famiglia. E questo è la deforestazione, in pieno, di questa forma. Si arriva un momento che non si può continuare così e dobbiamo andare avanti, si deve andare avanti. Non possiamo rimanere così perché si muore, perché dopo passano gli aerei a lanciare una sostanza chimica che brucia tutte le foglie, una sostanza chimica utilizzata nella seconda guerra, agente arancia, brucia tutto, avvelena tutto e cade sopra noi anche, non solamente là in quel posto dove vuole, no! Stanno preparando per dopo, non rimarrà niente di quello. Quindi dobbiamo fare qualcosa. Chi sono i volontari che devono andare avanti? Questa comunità di 70 abitanti ha rimasto in 40, 40 e poco, già hanno morto nel combatte con l'ecosistema. Selezioni i guerrieri, una mamma giovane con suo bambino che deve andare, ha rimasto sola, il suo uomo ha rimasto perduto. Altri guerrieri che vanno e altri giovani che hanno detto sì, vamo, e altri non ci muoviamo di qui, non abbandoniamo i vecchi e ni manco i genitori, perché non è possibile. E le mamme con la pancia? Purtroppo
rimangono là e nessuno va a vivere. Quindi un gruppo di 15 entra nella foresta distrutta e devono sapere che per camminare 50 metri dentro di una foresta tipo Mato Grossenso, tipo amazzonico, è bisogno di tutta una giornata. Perché non c'è un cammino. Ancora di più si è distrutto. Per questo vanno questi guerrieri e il bambino protetto con una pelle di animale, tutto protetto. Ci proteggiamo i piedi con cuoio e andiamo con una lancia corta per qualsiasi cosa si difendere. Si arriva dall'altro lato, di quelle 15 persone, quelle 15 guerrieri, con donne, bambini, tutto che hanno andato, arrivano 8. Non di più. E quando arrivano là, dall'altro lato, iniziano a camminare verso il fiume. C'è una lancia, piccola così, ma prima una cosa che non volevo lasciare passare per alto, perché una cosa molto... Perché quando ci andiamo, sappiamo che usciamo dalla comunità, non ci vedremo mai più in vita. Quindi ci guardiamo negli occhi. E così, uno per uno, e ci andiamo. E loro là, tutta la forza per voi, siamo con voi. Non importa dove, non importa la distanza né la morte, siamo con voi. Così quando si arriva là, dell'altro lato del fiume, questi 8, di 14 o 15 che sono andati, arrivano una ragazza con un bambino, altra ragazza con altro bambino, un'altra ragazza senza bambino, alcuni guerrieri, una mamma e un leader che si fa dal momento. Adesso tu guida noi. E io? Sì, guida. Sì. Quindi hanno fiducia in uno di loro. Arrivano là vicino al fiume, c'è una lancia così, con un cavaliere che stanno arrivando. Sì. Oh, aiuto qui, viene qui, benvenuto, passa qui. E le danno un pantalone, l'unico pantalone che le daranno in quel momento. Una maglietta, la unica maglietta mai più. Una mortadella, un pane. Una bottiglia d'acqua. Sono del comune del posto. Portano via questo indigeno là a un posto vicino, a fianco di una metropoli della città del posto, della provincia. Così c'è il sindaco che sta là e che saluta, si abbraccia con loro, si fotografa. Sì. E parla e dà un messaggio che sta preoccupato per l'indio, che dobbiamo preoccuparci per la nostra storia, perché non è possibile, vedremo cosa facciamo con loro. Quindi dopo che si hanno fotografato, hanno fatto tutta quella situazione, diciamo, pubblicitaria o quello che sia. Hanno fotografato e hanno stato con una camera filmando. Vanno via. Vanno via. E queste dove rimangono? In periferia là? Dove siamo? Che facciamo, che facciamo qui? Quindi vanno a fianco dell'autostrada. Rimangono nell'autostrada. E sono chiamati a volte uomini senza terra.
noi senza terra, 150.000 anni prima di qualsiasi religione di questo pianeta, eravamo là, senza terra noi. Dal 1492 e anche prima, noi vogliamo arrivare a un accordo di pace. Mai abbiamo perduto quella speranza. Pace, per favore. Basta di mentira! Basta! Così, questi guerrieri stanno ahí a fianco dell'autostradale, prendono plastico che trovano, qualsiasi cosa, perché non c'è il recurso necessario per sopravvivere. Non c'è acqua, non c'è niente, c'è tutto pieno di immondizia. E là stanno. E ogni volta il pantalone, la maglietta, tutto, ogni volta più brutta, più rotta, più sporca. E noi non siamo sporchi. Noi ci prendiamo cura del nostro corpo, non si immagina quanto. I capelli delle nostre donne, nero brilloso. E l'odore del nostro corpo è odore di foglia. Perché non mangiamo niente di tutto quello che si mangia tanto in questa società piena di situazioni diverse di alimento. Noi mangiamo il pesce, la frutta, le erbe, i semi. E basta. È sufficiente, è tanto bello. E ci prendiamo cura del corpo. Il disegno nel nostro corpo, nel nostro viso, è un documento. Il piume rappresenta la libertà. E non ammazziamo uccelli per prendere piume. No. C'è tanto piume lanciato a terra. E ce lo facciamo. Così questi indigeni rimangono a fianco dell'autostradale e ecco la deforestazione, già sta andando a cammino, intanto questi devono mangiare. Cosa facciamo per mangiare? Come ci alimentiamo? Che facciamo? C'è un tamburo quasi tutto rotto che ha riuscito a andare anche della comunità con loro e abbiamo il leader del gruppo che si preoccupa in fare un canto. C'è Cuba, ma devi andare a Tupà, e poi potete qua. E parla al Dios dell'universo, alla forza universale, e anche al Dios vostro, o al Dios di qualsiasi, che si sta forse in quel momento là, ci ringraziamo l'aiuto. E così, di questa forma, a fianco dell'autostradale, dove l'asfalto è caldo, questi bambini escono a capire cosa è quello caldo, quasi al pomeriggio sera, perché non capisco, e le piace così, perché nunca hanno visto. Ma ahí passa il cambio. Non c'è più. Quelle due bambine. Ritorna la tristezza. E dobbiamo mangiare. Quindi uno di loro si prende una bottiglia di plastico, se la mette qui in piede, fatto con qualsiasi pezzo di rama, così per sostenerlo, e entra a camminare in città con un asfalto di 60 gradi di temperatura a 70. Caminando, il plastico va rimanendo mole. E vede tanti polli rotolando, tanto pane, formaggio, vede di tutto. E vede quello che riconosce di più, frutta. Frutta. Ve che indio de merda ladro,
Ehi, chiami polizia, cacco, figlio, chiami polizia. Un ladro, un indio di merda, porco! Ecco, finisce forse 30, 40 giorni o due mesi. Chi lo sa? Ecco la deforestazione. Ecco lo che occasiona la deforestazione con persone che vivono là dentro. Che mai abbiamo avuto problema con la foresta, con la natura, ni con il clima. Niente. Così sembrerebbe che dopo di quel canto che ha fatto quelle indio a fianco dell'autostradale, sembrerebbe anche che ha venuto un pochino di buona fortuna. E apparescono delle persone, così molto ben vestiti, molto ben presentati, con un traduttore che parla il guaraní, di quando è in boe, vai pari uccia, ah, ti è qua. Bene, che cercano? Bene, queste persone hanno venuto a dare aiuto, dice un altro. E nel nostro idioma guaraní, loro vengono a dare aiuto. Di che forma? Offrono di lavoro per i ragazzi. E loro dicono che si devono portare, logicamente, così potrà portare aiuto a voi. La portano via. Mai più la vedremo. Finiscono nella droga e la prostituzione. E questo l'aiuto. Era questo l'aiuto, cavoli. Dopo rimangono due che fanno la scelta di ritornare a quel posto dove una volta. E già hanno passato di questo quasi un anno. Fanno la scelta di ritornare al posto di dove lo hanno cacciato. Arrivano là dopo di tre mesi possibilmente di camminare, o quattro. Perché non ci sono di loro. E chi va a dar di lavoro? Un indio dove? E perché noi non abbiamo bisogno di lavoro? Abbiamo bisogno, per favore, che ce lasciano là, nella nostra casa. E che se hanno bisogno di noi, siamo qui per dirle come si guarisce determinato tipo di cose con le erbe. E siamo stati capaci di darle il segreto di sopravvivenza in selva a tanti forze armate. Quindi sappiamo come fare delle cose, sappiamo come sopravvivere, come rispettare, come camminare dentro in selva, come respirare, come si muovere. E è tanto bello, di alberi di 60 metri così, 70, pieno di vita, pieno di uccelli, di fiori, di tutto. Il canto di mattina, di migliaia di uccellini, migliaia, ma uno più bello che l'altro. Così questi due ritornano là e quando arrivano a quel posto dopo tanto viaggio, solo trovano le piantagioni così, tutta verde, tutta uguale, tutta così. Ma c'è una cosa, quella piantagione non c'è nessun insetto. Signore, una piantagione senza insetto, attento, c'è qualcosa che non sta bene. Perché se l'insetto non ci sta là in abbondanza, è perché qualcosa non è buona. Che è lo che sarà? Ognuno faccia le sue ricerche. Questi indigeni arrivano là e attraverso della luna, che non vuole dire che hanno arrivato e la luna era là. No, devono aspettare a che la luna esté. Perché in base alla luna, quindi la luna è qui,
la nostra comunità era qui qua, questo lato, così, quindi si cammina qua, così, così, quindi si arriva là. E che fanno? Bene, ecco qui. Sì, più o meno è questo il posto. Qui era dove mia mamma aveva morto tanti anni fa. Mamma! Sono ritornato. Sono qui. Ma però, là a fianco, c'è qualcuno con un fucile. E l'indio è un invasor. Por lo tanto, se è invasore, lo dobbiamo fare fuori. Così, signore, questo è stata una deforestazione. Tutto qui. Avrete visto che Atuka era abbastanza emozionato, perché questi racconti gli costano molta fatica. E, abbiamo spalato come orario, palesemente. Sì. Allora, guarda Atuka, secondo te abbiamo speranze? Proprio sinceramente. E ora di che iniziamo a guardare faccia a faccia e in piedi a quelli che pensano che sono i poderosi del pianeta e non guardarlo più in ginocchio. È ora di alzarsi e far ascoltare le nostre voci. Non importa a volte le conseguenze. Lo che interessa è farsi ascoltare la giustizia sulla vita. I principi sono unici per tutti. Non è per uno e per altro no. Ma è un messaggio per quelli che si pensano poderosi. Quando non avrà più acqua, quando non avrà più alberi per tagliare, ni manco un uccello al cielo, ni manco un pesce nell'acqua, sapranno adesso che il denaro non si mangia. E se loro si pensano che sono superiori a me o a qualcun altro, tagliate la vena, voglio vedere il colore del tuo sangue. Ah, è rosso, quindi non sei diverso da me, sei di questo pianeta. Allora, prima avete visto il messaggio di Alberto Terena, ho sbagliato nome, chiedo scusa, Atuka, Alberto Terena, che è appunto un amico di Atuka, si sentono costantemente, cosa sta succedendo qua, che cosa si sa in Europa, noi in Europa sappiamo delle cose, ma in realtà là c'è molto altro. C'è un nuovo presidente, c'erano delle promesse di cambiamento, queste promesse sono state completamente disattese. Come diceva Atuka, i nostri giornali sono stati riempiti di fotografie di questo futuro presidente con gli indios abbracciati, promesse eccetera eccetera. In realtà siamo da capo, quindi il marco temporale è questo disegno di legge che vuole cancellare le riserve indigene riportandole indietro al 1988, quando è stata accettata la Costituzione del Brasile. Quindi tornare indietro vuol dire perdere tantissima terra. Non solo, sono stati cancellate molti diritti, molte cose che faceva il ministero dedicato appunto agli indigeni, così come anche il ministero dell'ambiente ha subito delle perdite. E quindi insomma la situazione è molto difficile, perché questa legge ha già passato il primo grado, la cosiddetta Camera Bassa, adesso ha l'ultimo grado, Camera Alta, e c'è questo presidio che gli indio stanno portando avanti per sperare, diciamo così, che qualche cosa cambi, ma è tutto molto 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 delicato, molto fragile, molto impossibile. Io a Atuka, se tu sei d'accordo, esatto, concluderei con il documento che lui ha firmato del 1992. E, dico solo una cosa,
Noi occidentali siamo convinti che il nostro progresso, la nostra tecnologia, tutte queste che dal nostro punto di vista sono conquiste, siano cose appetibili, che tutti desiderano, che tutti vogliono, questa emancipazione di civiltà. Loro non la vogliono, non la vogliono, la rifiutano, non vogliono questa roba, perché sanno benissimo che è una minaccia alla loro identità, alla loro spiritualità, perché noi per primi la stiamo perdendo, loro vedono queste cose. Quindi non è che loro, rinunciando alla nostra società, si impoveriscono. Sentirete nella dichiarazione, loro chiedono di vivere con semplicità. Il problema è che dal nostro punto di vista occidentale la semplicità vuol dire povertà, vuol dire stupidità, vuol dire tutta una serie di cose che sono viaggi nostri, occidentali, ok? Loro davvero rifiutano la nostra società, vogliono vivere in pace, ma per noi questo non è concepibile, questa semplicità. Mandiamo la dichiarazione. Conferenza 1992, San Paolo, 2 luglio 1992. Gentili signori, noi, i capi della tribù Xavanti di Santa Cruz nel Mato Grosso, nel nord del Brasile, Josué, Simiru, Xavanti e l'indio Legui, l'indio Guarani, vi chiediamo gentilmente, nel nome di tutti gli altri capi indigeni del Brasile, di pubblicare questo documento. Solo in questo modo l'intera verità verrà alla luce. Saremmo felici di rispondere a ogni domanda su qualsiasi argomento. È nel nostro interesse che la verità e nient'altro sia conosciuta. Grazie per l'attenzione. Dichiarazione degli Indios del Brasile. Preoccupati per il destino e il futuro del nostro popolo e delle generazioni che ci succederanno, noi, leader indigeni di tutto il Brasile, intendiamo chiedere a tutti i governanti di tutto il mondo che partecipano alla Conferenza Mondiale su Ambiente e Sviluppo e all'ONU, Unione delle Nazioni Unite, appoggio per il nostro popolo e per le battaglie che portiamo avanti in difesa della nostra società. In quanto popolo dalla cultura differente, intendiamo, ad esempio di noi stessi, coltivare la nostra esistenza e la vita in pienezza, senza aggredire la natura, senza inquinare i fiumi, senza provocare incendi, senza devastare foreste, senza sterminare gli animali e i pesci. Ma affinché si arrivi a tanto, è necessario che la coscienza mondiale presti attenzione e si sensibilizzi rispetto alla nostra sofferenza e ai nostri problemi, e ci aiuti a perpetuare le nostre generazioni. Siamo un popolo che, a causa della sua umiltà, mancanza di ambizioni e interesse al guadagno, paga con la propria vita il peccato di egoismo delle nazioni capitaliste, come il nostro paese, dove il povero, il piccolo e il sofferente muore senza avere voce in capitolo. Le ferite che ostentiamo sulle nostre mani, i nostri visi, le nostre anime, si potranno cicatrizzare se le nazioni sviluppate e la società compiono gesti concreti volti a riscattare l'enorme debito che hanno con il nostro popolo. Per questo chiediamo a tutti i governanti che prestino ascolto al nostro popolo e creino meccanismi concreti ed efficaci, come un programma di assistenza per l'India, allo scopo di salvare e preservare ciò che di più sacro esiste per noi e senza cui noi non possiamo vivere, la nostra terra. Chiediamo inoltre che tutte le nazioni adottino come requisiti basilari e primordiali il rispetto nei confronti della nostra dignità in quanto esseri umani, dei nostri diritti originari alla terra e alle ricchezze in esse esistenti. Chiediamo anche che parti del nostro tanto preoccupante debito estero siano convertiti in programmi di recupero, preservazione, conservazione di tutte quelle zone che nel tempo hanno sofferto a causa di violente aggressioni,
e depredazioni di tutte le specie. Vogliamo crescere e vivere con dignità, con l'appoggio di progetti economici che garantiscano la nostra sopravvivenza e promozione sociale, con il rispetto e la realizzazione di leggi che ci proteggono, cosa che i nostri governanti brasiliani non fanno. Signori governanti, dove ci sono foreste preservate, acque e fiumi cristallini, animali e pesci in salute, lì siamo anche noi, veri guardiani della natura, che oggi chiedono a tutti appoggio affinché possiamo continuare a vivere. Rio de Janeiro, 8 giugno 1992. Vieni. A tocca Guarani. Bene, un messaggio per i miei fratelli del Sud America indigeni. Non mollare. Non mollare, fratelli. Alla fine, l'amore e la giustizia dovrà vincere. Sempre è stato così e non deve fallire questa volta. Mio cuore per tutti le lideranze indigene. Grazie. Grazie. No, grazie a voi, e io credo che non ci sia bisogno di aggiungere assolutamente nient'altro. Lascerei a chi era qui oggi di elaborare quello che lui ci ha portato, e ancora una volta vi ringrazio di essere venuti. Credo che ci rivedremo per andare avanti con questo ragionamento. Grazie. Per quanto riguarda noi, ci vediamo nel pomeriggio con il programma del pomeriggio. Vi ricordo che chi vuole trattenersi può usufruire dell'area ristoro che c'è qui tra i due edifici, per chi non l'avesse